Benvenuti in nuovissima puntata di Funny Moon. Quest'oggi abbiamo un ospite d'eccezione, un grandissimo ospite, guarda, più grande sì. Di te. Più grande di me non si trova da nessuna parte. Ma insomma, ogni tanto appaio io, Angela che fine ha fatto, Lauretta che fine ha fatto, Frankie che fine ha fatto. È a rotazione, ci siamo un po' tutti, c'è anche Fabrizio, eccetera, eccetera. Saluto a Bizio. Ciao Bizio. Oggi abbiamo con noi Daniel. Lui sarà un personaggio che apparirà piano piano. Sarà un jolly. Sì. E prenderà piede all'interno di questa trasmissione. Fate del piede. Piede. Ecco. E quindi abbiamo detto, vabbè, facciamo conoscere piano piano dei personaggi che ruotano a questa grande famiglia che è quella di Funny Moon. Yes. Ma lui avrà un ruolo particolare, speciale. Ma non vi dico nulla perché lo vedrete tra poco, certo. Tra pochissimo, insomma, è una sorpresa. Diciamo che è quasi un mistero. Si può dire un mistero. Okay. Ha a che fare su qualcosa. Diciamo che questa sarà una serata dove vedete tutto nero, tutto buio, tutto scuro. È un mistero. Diciamo che veniamo in un posto che si può definire un paradiso quasi. Sì, certo. Anche gli inglesi dicono heaven. Heaven, sì. Stai già dicendo troppo. Vabbè, stiamo un po' cazzeggiando, si può dire cazzeggiando? Sì, non lo so, speriamo. Veniamo da questo posto che ha anche qualcosa a che fare con quello che ti occupi tu. Sbaglio? Sì, certo. Già che diciamo che è un paradiso... Ha a che fare con qualcosa di mistico. Mistico, sì. Sì. E quindi noi abbiamo questo personaggio qui. Perché lui si occuperà del mistico. Del mistico? Della misticanza. Sì. Salatina, quella verde. Sì, quella. Va bene, ok, dai, ci siamo allungati, no? Però vi faccio vedere che lui non solo si occuperà di cose strane, fuori dal comune, fuori Roma praticamente. Fuori Roma. Ma lui sa anche tante cose su Funny Moon. Ho studiato. Se uno vuole mandare un SMS, come fa? Mandate un SMS al numero 333-333-8693. Lo vedete, mica l'abbiamo preso così a cacchio. E non l'ho letto neanche da nessuna parte, non c'è il gobbo dall'altra parte. Non c'è, però in sovraimpressione dal televisore di casa si vedrà. Certo, si vedrà. Però possiamo anche dire che noi abbiamo anche un fan club, giusto? Certo. Dove ci posso trovare? Su Facebook, su Funny Moon, e abbiamo anche il nostro sito internet che è www.funnymoon.it. Vedete? Allora, lui quasi quasi potrebbe fare concorrenza a chi? A Frankie. Guarda, trovati un altro lavoro, come ha detto Lauretta, il giornale te lo compro anche io, così casomai in due magari riusciamo a trovarti un lavoro. Qui c'è una rivalità proprio pazzesca. Bene, allora diciamo che lui era anche un fan di Laura, lo possiamo dire? Sì. Allora, rispetto Laura. Che voti Laura per la prossima conduttrice. Certo. Perfetto. Certo. Angelina poi? Angela, anche lei è brava, comunque. Tanto... Fabrizio lo teniamo? Bizio lo teniamo, è un grande. Perfetto. Bizio, ti risaluto di nuovo. Perfetto, ciao Bizio. Sì. Allora, mi pare che abbiamo detto tutto, i telefoni, i contatti, che cosa ci è rimasto da dire? Ma, sommario?